Ciao ragazzi, prima che il video inizi ci tengo subito a dirvi: ascoltate bene quello che ho detto appunto durante il video. Non iniziate a lanciarvi su questi giocatori perché ancora hanno un prezzo abbastanza elevato. Quindi aspettate, ascoltate bene il video e io vi invito a lasciare 300-400 mi piace se volete un altro video di questo tipo. Mi raccomando, tanti pollicioni, sono tutto al vostro Paz e bella! Bella ragazzi, qui Palazzo e benvenuti oggi in questo mio nuovo video, in questo nuovo video diverso dal solito. Perché ragazzi, come avete visto dal titolo appunto che c'è scritto in alto, avete letto come fare crediti velocemente nel torneo di San Patrizio. Allora, il torneo, iniziamo un attimo a parlare, a fare una premessa. Allora, il torneo di San Patrizio è una festa importantissima per l'Irlanda, ma anche per FIFA 16 e per tutti appunto i FIFA, quindi per FIFA in generale. È una festa nazionale che si svolge in Irlanda il 17 marzo all'incirca, ed è una festa che corrisponde all'uscita di un torneo, uno dei più importanti, se non il più importante, di FIFA. Quindi, premessa, non c'è una certezza che il torneo di San Patrizio esca al 100%, ma esce all'incirca da FUT 11 ogni anno, è sempre uscito, quindi probabilmente ci sarà anche quest'anno. Allora ragazzi, alta premessa, questo è un video che è stato registrato il 6 ottobre, quindi con largo anticipo rispetto all'uscita del torneo di San Patrizio. Perché ragazzi? Perché noi dovremmo cercare di prendere questi giocatori, questi qua che state vedendo qui sotto, qui a fianco a me, prima dell'uscita del torneo, ma molto prima. Allora, segnatevi su un foglietto, ragazzi, queste cose basilari ed essenziali per guadagnarci molto grazie a questo torneo. Allora, innanzitutto, ragazzi, dobbiamo stare attenti al Team of the Week, ai giocatori che fa uscire la EA. Perché? Perché più giocatori interessanti ci saranno in un Team of the Week, più giocatori, carte speciali farà uscire la EA, più giocatori ci saranno sul mercato, quindi più possibilità di ottenere questi determinati giocatori ad un prezzo inferiore ci sarà, no? Avete capito? Più giocatori sul mercato, più possibilità di pagarli poco ci sarà. Quindi, oggi è 6 ottobre, ragazzi, io direi di acquistare queste tipologie di giocatori massimo ad inizio febbraio, se non qualche giorno prima. I momenti migliori sono, come vi ho detto, i momenti in cui usciranno determinate carte speciali nei Team of the Week o carte relative a Man of the Match per Champions League o Europa League o per appunto tornei nazionali, ma soprattutto ragazzi con il Team of the Year, che è a dicembre. Perché col Team of the Year ci sarà una squadra devastante, una squadra composta da 11 giocatori che varranno all'incirca 1 milione a testa, quindi ci sarà tanta possibilità di spacchettare e tanti giocatori sul mercato. Quindi vi faccio esempio: io l'anno scorso ho preso questo ragazzino qui che si chiama Bradley Garmstrom del 94, il miglior terzino sinistro irlandese. Non c'erano ancora i Pass Ranges, ma l'avevo pagato all'incirca 1200 crediti, ne avevo preso una ventina e li avevo invenduti una settimana, 10 giorni prima del torneo di San Patrizio, ad una cifra che si aggirava intorno ai 15-16 mila crediti. Quindi avevo fatto un guadagno di tipo all'incirca 280-290 mila crediti, tenendo conto che adesso ci sono i price ranges, quindi Garmstrom ha un prezzo che va, quindi hanno un prezzo, non so, da 150 a 5.000 o 10.000, dipende dal giocatore. Vi faccio un esempio: Shane Long, questo attaccante qui, ha un prezzo che va da 150 a 5.000 e lo riuscite a comprare tranquillamente adesso a 600-650 crediti. Quando arriverà il momento, diciamo, del torneo di San Patrizio, voi rivenderete il nostro caro Shane Long, che è la punta più forte irlandese, ad una cifra che va dai 3.500 ai 4.000 crediti. Appunto ragazzi, promemoria: dovete prendere i giocatori e rivenderli a un giorno che va all'incirca dai 5-6 giorni prima dell'uscita del torneo, anche una settimana, 15 giorni prima dell'uscita del torneo, diciamo quando inizia a spargersi la voce del torneo di San Patrizio. Perché è un torneo, uno forse se non il più importante, che mette a disposizione la EA. È un torneo che l'anno scorso
fatto guadagnare in offline un torneo da un pacchetto a 50k più Robbie Keane green, mentre un pacchetto da 100k più Robbie Keane verde per quanto riguarda appunto i pacchetti, il torneo online. Quindi è un pacchetto diciamo ambitissimo da molta gente, da molti videogiocatori come me stesso. Quindi questi sono i giocatori, ragazzi. Andiamo a vederli nel singolo, ognuno di questi. Questa secondo me è la formazione migliore per questo torneo che verrà, che uscirà all'incirca ad inizio barra metà marzo. Il portiere è Deron Randolph, che si acquista una cifra intorno ai 400, si può vendere benissimo su 2.500-3.000. Perché? Perché lui e non perché Given, semplicemente perché Given è oro non raro, quindi se lo cagheranno in pochi massimo lo prenderete a 400, che lo rivenderete a 800, che comunque è sempre un buon guadagno, ma lui lo prenderete sui 4-500 ed è argento raro, lo rivenderete come minimo 2-3 mila crediti, quindi tantissimo. Poi il nostro Derrick Williams, difensore con le statistiche migliori tra gli irlandesi, 71 velocità, 70 difesa, 70 fisico. Poi Charan Clark, giocatore fantastico, ma fantastico veramente anche nella realtà, 65 velocità, 79 difesa, 76 fisico, lo acquistate all'incirca sui 400-500 che lo venderete tranquillamente sui 900-1000. Poi Mark Wilson, lui lo acquistate all'incirca sugli 800-900 crediti e lo rivenderete sicuramente 3.000-4.000 crediti, sicuro come l'olio. I giocatori più ambiti comunque della squadra irlandese restano ad ora, quindi non so se a novembre, dicembre usciranno altri giocatori, i irlandesi ottimi, magari un McGeady, sono questo. Allora, McCarthy, James McCarthy, miglior CDC del gioco irlandese, miglior centrocampista. Poi Richie Towell, che lo pagate all'incirca, adesso come stiamo andando a vedere, è in forma argento, lo andate a pagare all'incirca meno di 10.000 crediti, e comunque è uno dei migliori centrocampisti, se non insieme a McCarthy, il miglior centrocampista irlandese. Questo giocatore qui, Sean Scannell, ottime statistiche, 4 stelle skill, andate a pagare veramente pochissimo, 400 crediti. Poi McGeady, probabilmente uno dei giocatori che più costerà vicino al torneo di San Patrizio, adesso costa all'incirca sui 1000 crediti, anzi anche meno, lo andrete sicuramente a rivendere anche 4.000-3.500 crediti. Shane Long, come tutti lo conosciamo, 400-500-600 crediti lo rivenderete a 3.000-3.500 easy. E James McLean, giocatore fantastico anche nella realtà, 4 stelle skill, no? Dovete andare a individuare questi determinati giocatori con 4 stelle skill, determinate velocità, determinate statistiche che hanno appunto nel gioco. La panchina è composta da ottimi giocatori che comunque possono rimpiazzare questi se magari vi sveglierete troppo tardi, hanno già comunque un prezzo troppo alto. Quindi Given, Egan, Danny, Alto Danny, che se non sbaglio sono appunto i fratelli, guardate, questo è anche molto ottimo, mi raccomando tenetelo sott'occhio perché lo potete prendere magari a 200-300 crediti e venderlo tranquillamente a 1000, Garmson, che è sicuramente uno dei più interessanti, White, e Coleman non l'ho messo nella formazione titolare semplicemente perché ad oggi, ovvero 6 ottobre, costa 5.000 crediti. Sicuramente, ragazzi, andando avanti con il tempo, i giocatori si abbasseranno con il Team of the Year, mi raccomando, segnatevi ragazzi, mi raccomando, se volete farvi tanti crediti, approfittate dei momenti in cui la EA butta fuori giocatori interessanti, quindi Man of the Match, carte di un colore che magari non abbiamo mai visto, Team of the Week interessanti con io, tipo Ibrahimovic, Ronaldo, Robben, gente simile, dove momenti nella quale appunto la gente spacchetta tanto, e momenti nella quale più giocatori ci stanno sul mercato, più possibilità di prendere determinati giocatori a un prezzo basso ci sarà. Quindi ragazzi, vi invito a lasciare un bel pollicione in su se questo video vi è piaciuto, ditemi se vi possono piacere altre tipologie di questi video, perché comunque diciamo che gioco a FIFA Ultimate Team da quando esiste, quindi sono abbastanza esperto. Un pollicione, un commentino, noi ci sentiamo ad un prossimo video, bella raga, ciao, mi raccomando, arriviamo a 400-500 mi piace, ciao.